veramente abbiamo perso il senso della misura. Tu non hai idea di che cosa non ha fatto quel povero... Guarda, lascia stare. Stamattina quella deficiente alle 11 mi ha svegliato. Alle 11 ho dovuto cacciare anche lei. La terza in un mese. Lascia stare. Mi dispiace, evidentemente non sono capace di istruire le persone che lavorano per noi. L'ho sempre detto io. Non è facile, eh? Non è facile. Almeno tu dacci buone notizie, come va il tuo lavoro? Ma come vuoi che vada? Questa crisi è tutto un disastro. Pensa che quelli della Yang hanno dovuto licenziare 200 persone. Meno male che poi ci hanno comprato i cinesi, va un po' meglio. Dipende tutto da quello che dirò oggi pomeriggio in riunione, no? Sì, ma vieni per la riunione, perché altrimenti... Ma sì, che ci vengo. Ah, mi raccomando, non sì, mancare. Va bene. Alberto, oggi hai saltato la tua lezione di yoga, sei arrivato prestissimo. Sì, mamma, vabbè, fa niente, dai. Tanto per sapere. Per una volta salto la lezione di yoga, non muore mica nessuno, no? Sono lezioni private, non puoi dimenticare. Vabbè, chi se ne frega, l'ho saltata e sono qui, sono ancora vivo. Dai. Carlo, hai sentito che la figlia della Loredana si è sposata con uno che ha un sacco di soldi? Wow, mamma, hai sentito che in questa barretta c'è il 15% di cioccolato e il 33% di cereali? Quanto sei spiritoso. Piuttosto, la Beatrice la vedi ancora? Mamma, quante domande, basta, stiamo facendo colazione. Per sapere, è una ragazza molto simpatica. Vabbè, spero sia ancora. Pronto, bambola. Finalmente? Quanto avevi intenzione di farmi aspettare ancora? Per la Madonna, vabbè, alla fine vale la pena aspettare uno come me, no? Sì, hai ragione. Beh, cosa mi racconti? C'ho quel giro, sto aspettando un caffè da 5 minuti già, se si muovono a portarmelo. Poi c'è pomeriggio, c'è la riunione lì con i musi gialli e poi basta. Cose comunque molto più importanti di quelle che fa quel pistola del tuo fidanzato. Ma perché vuoi sempre sentirti dire quanto sei meglio di mio marito? Beh, ma perché comunque sono meglio, almeno in certi ambiti. Oh no? Sì, hai ragione. Arrivo! Un attimo. Senti, mi stanno chiamando. Devo andare. Tu vedi di non farci scoprire. Va bene. Va bene. Ok, non sono così pirla, ho capito. Va bene, ok. Dai, va bene. Ok, ciao. Ciao. Caffè. No, guarda, poi c'è sta tipa qua, quella di cui... Quella che avevi visto la settimana scorsa. Quella di cui hai parlato. Quella in discoteca. Una roba i coglioni, mi sta addosso in una maniera, però alla figa non si dice di no. Mai. Mai. E allora,
Piuttosto te come va? Famiglia, il polo, come polo, va? Polo, polo bene. Per un cavallo nuovo che... Ma te coi cavalli sei fissato proprio, eh. Questo ognuno c'ha la sua. È il decimo questo. No? Porca troia, ma capoia però. Uè. Ciao ragazzi, ciao Lori, ciao, ciao Carlo. Sono veramente stressatissimo. Oggi ho corso tutto il giorno per comprare sta borsa, ma l'ho pagata solo 1000 euro. Ah, perfetto. Sì, veramente, che stress, guarda. Ho perso la lezione di yoga stamattina. Non trovo più l'iPhone e poi c'è questa tipa che mi rompe sempre i coglioni. Raga, meno male che andiamo a Miami a due attacchi per due settimane. Cioè, siamo veramente Miami. Però poi tra 3 settimane devo essere in Giappone, sempre per la storia dei musicali con mio padre. Sì, cioè, lo so, ragazzi. Guarda, non finiscono mai le sfighe. Cioè. Veramente, veramente. Io ragazzi, ma abbiamo quasi stasera che... Andiamo al Gold stasera? No dai, andiamo al Just Cavalli. Beh, aperitivo al Gold e poi dopo Just Cavalli. Dai, va bene, va bene. Può stare, può stare. Te sei d'accordo? No, no, no. Al Gold ci va la plebe. Io al Gold non ci vado. Un po' c'hai ragione. Però facciamo una cosa, andiamo a prendere la Vale al Beach, che lei viene a fare l'aperitivo, e poi Just Cavalli. Seratone, raga. Il bambino ci presta la mano, quindi siamo a posto. E vabbè, sistemato. I'm telling to you, mama, there's no need for a drama, but I don't wanna study, I just wanna party.